Bentrovati all'appuntamento con Provincia di Varese in Forma e con l'inaugurazione storica del Centro Sportivo Europeo che ospita gli atleti australiani a Gavirate. Per il governo di Canberra era presente Mark Harbib, ministro dello sport, con una folta delegazione che è stata ricevuta dalle principali autorità del territorio. Il ministro Harbib ha sottolineato l'importanza del centro all'avanguardia e perfettamente attrezzato, che consentirà anche un ulteriore sviluppo del territorio. L'unico caso al mondo in cui un grande paese come l'Australia, soprattutto in campo sportivo, ha deciso di scegliere un altro territorio dove andare a realizzare, in collaborazione in realtà con le istituzioni locali, in particolare con la provincia e con il comune, un centro di allenamento, di addestramento, di messa a punto, diciamo, delle proprie squadre nazionali, dei propri singoli atleti, da un'altra parte, del mondo. Presente anche l'onorevole Marco Reguzzoni, ex presidente della provincia di Varese, che sottoscrisse l'intesa con l'Australia Sport Commission nel 2005 per la realizzazione dell'European Training Center. Testimoni gli italiani dell'inaugurazione, Noemi Cantele ed Elia Luini. Complimenti alla provincia di Varese, sono contento che gli australiani, che sono nostri amici da tanti anni, non dimentichiamo che noi con l'Australia abbiamo un patto di collaborazione, un accordo di collaborazione rinnovato recentemente ad Acapulco, e qui investono questo colosso mondiale dello sport, investe a Varese, per l'Italia è un grande successo. Diventerà un centro federale per il canottaggio nazionale, tutti gli atleti migliori italiani verranno ad allenarsi qua e potranno confrontarsi con gli atleti australiani. L'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, l'assessore alle politiche sociali Christian Campiotti ha presentato il nuovo esecutivo della nuova consulta provinciale femminile che sarà guidata da Elena Sartorio, già presidente del Comitato Pari Opportunità e della Commissione Consiliare Sicurezza e Protezione Civile. Sicuramente ci sarà un rinnovamento anche del regolamento, quindi degli organi statutari all'interno della nostra consulta e la programmazione sarà finalizzata ad individuare due o più aree sulle quali concentrarci con un progetto, quindi con delle indicazioni pragmatiche di lavoro sul nostro territorio. Il Lion Club Valgana e Remo Sangemolo, con il patrocinio dell'assessorato allo sport della provincia di Varese, promuove un ciclo di conferenze filo conduttore lo sport. Il primo appuntamento dedicato alla legalità nello sport lunedì 14 marzo, ore 20, al ristorante Tanadorso a Mostonate di Varese. Dobbiamo promuovere il controllo, la legalità, il rispetto delle regole ai nostri giovani, alle persone che praticano lo sport. Quindi direi che è una normale prassi, però è anche giusto evidenziare ai nostri giovani che lo sport è soprattutto il rispetto delle regole e il rispetto degli avversari. 23esima edizione del Premio Chiara, maratona culturale che propone in questa fase molti bandi, selezione di racconti editi ed inediti, il Chiara Giovani, oltre ai consueti seminari di scrittura, fotografia, filosofia e poesia, e un nuovo concorso di fotografia dedicato a Riccardo Prina. La compagnia teatrale Effetti Collaterali, a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, sezione di Varese, mette in scena la commedia Come si rapina una banca, di Sami Fayyad, domenica 20 marzo alle 15 al Teatro Nuovo di Viale dei Mille a Varese. Il gruppo di lavoro della Regio Insubrica promuove la quarta edizione delle giornate insubriche del Verde Pulito, la più importante iniziativa transfrontaliera di pulizia del verde pubblico, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2011. Info come sempre sul sito della provincia e della Regio Insubrica. Parliamo di astronomia con l'Osservatorio Montefiasco di Curiglia, nutrito programma per il 2011, realizzato dall'Associazione Culturale Astronomica e Scientifica M42. Osservazioni pubbliche, conferenze e un corso di astronomia per gli amanti delle stelle. Calendario delle iniziative sul sito della provincia o dell'Associazione M42. Gita a cavallo? Trekking. Visita all'eremo. Canottaggio e golf. È tutto in pista. Cultura, sport, divertimento. A Varese un giorno non basta. Scoprilo su vareselandoftourism.it.
I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.